Allora, 1984, dicevamo, e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film, e adesso potremmo dire intanto Luca Carboni non sbaglia un album, così tanto per cominciare. Ne è passato di tempo, eh? Più che altro non è passato di tempo. Stavo pensando oggi che all'età di mio figlio, che ha 19 anni, io stavo già cominciando a scrivere con gli stadio. Vero, i primissimi proprio tempi, le primissime esperienze. Poi magari ne parliamo, perché è bello ricordare anche da dove si è partiti. Sputnik, certo, invece è il nuovo punto di arrivo, uno dei nuovi punti di arrivo, diciamo così. L'album che è uscito venerdì, quindi da pochissimi giorni, Sputnik, che tra l'altro è il nome di questo famoso satellite dell'Unione Sovietica del 57, il primo satellite a essere messo nello spazio. Spedito nello spazio. Tu hai scelto proprio questo come nome dell'album. La domanda è semplice, spiegaci un po' i motivi. Ma intanto è il titolo di una canzone dell'album. Da lì, di solito non lo faccio spesso, il titolo di una canzone diventi il titolo dell'intero album, ma in questo caso mi piaceva molto, perché appunto è l'inizio di questa nostra era che stiamo vivendo, perché il primo satellite che è andato nello spazio significa compagno di viaggio, quindi è un'accezione anche romantica, perché ogni disco, speriamo tutti noi, che sia un compagno di vita e di viaggio di chi lo ascolta. E quindi c'erano vari motivi. Poi una parola che mi piace, Sputnik, è vero, suona bene. Poi tra l'altro è rotondo come il disco, ad esempio, lo Sputnik era, tra l'altro era piccolissimo, sai, mi sono un po' documentato. Sì, 53 sì, o 56 58 centimetri, sì, sì, del genere, pesava 80 kg. Uno si immagina i satelliti, chissà che roba sono, e invece insomma era poco più di un oggettino del genere. Via. Invece parrebbe della grande festa, il singolo che ha fatto il botto, è stato per settimane al numero uno delle canzoni più suonate, e sei riuscito a coniugare ritmo e la melodia di un tormentone, però mettendoci anche dentro delle riflessioni profonde. Dici, gli esseri umani sono tristi per natura, secondo te è così davvero? Ma diciamo che l'uomo convive anche con il dolore, col mistero, col senso della morte, con la paura di che tutto non continui, e nello stesso tempo cerca la gioia, cerca la felicità. Quindi insomma questa canzone racconta sotto la veste del tormentone estivo o del brano leggero, racconta un po' tutte queste cose, queste enormi contraddizioni che sono dentro di noi, e anche le paure. Parlavamo degli inizi, ovviamente dopo ne parliamo, dai, perché è bello raccontare anche da dove si è partiti. L'avrai raccontata mille volte questa storia, però è sempre bello, credo, anche per chi ascolta, ricordarci insomma da dove tutto è partito. 1981, un'osteria a Bologna, da Vito, dove ci fu questo incontro, no? Con Lucio Dalli. Con Lucio Dalli io arrivavo con dei fogli, coi testi, perché mi ero stancato di dare le cassette che nessuno ascoltava. Allora ho pensato a una soluzione diversa, di fare leggere delle cose invece che farle ascoltare, perché mi sembrava più rapido, no? Cioè uno è vero che leggendo solo un testo è difficile capire tante cose, la musica che fai, però insomma mi venne distinto così. E casualmente c'era Lucio Dalli e gli Stadio che facevano una cena e stavano ragionando sul fatto che dovevano trovare giovani autori per i testi. Quindi hai infilato diciamo così questi fogliettini, e poi Lucio Dalli ti ha richiamato, ti ha telefonato. Sì, Lucio ha aperto subito la busta, vedevo da fuori che leggevano Dalli e gli Stadio questi testi, poi sono andati al telefono per chiamarmi. E io invece ero lì e ho detto sono qua, e dal giorno dopo ero in studio con gli Stati. Da un momento all'altro, proprio così, vedi che bella occasione. Eh sì, a proposito di giovani cantautori, tu ti sei avvalso della collaborazione di tanti bei personaggi della musica italiana, Calcutta, Gazelle, Giorgio Poi. Parliamo anche di Bologna, che è sempre un crocevia di diverse culture, con università e tanto altro. E che cosa c'è in comune tra te e anche questi nuovi artisti della musica italiana? Beh, sì, nel disco ci sono varie collaborazioni, e tre canzoni sono nate appunto con tre giovani cantautori, due dei quali tra l'altro vivono a Bologna, quindi insomma c'è stata anche l'occasione, c'è spesso l'occasione di incontrarsi, vedersi, parlare. Ma
Io credo che questa nuova ondata di cantautori sia un po' legata a delle cose che erano partite un po' negli anni Ottanta, quindi c'è un legame con me perché nonostante siamo molto lontani anagraficamente, però non siamo così distanti come matrice di pensiero per costruire una canzone, insomma. E allora noi sentiamo la prossima canzone che si intitola Amore Digitale. L'amore è sempre amore, però intanto ovviamente il mondo va avanti, le cose cambiano, dicevamo dallo Sputnik a oggi ne sono cambiate veramente tantissime. La tecnologia e il digitale secondo te sono un valore aggiunto per l'amore o i sentimenti oppure no? Beh, in questa canzone che è un po' ironica ma in parte dice anche la verità, secondo me insomma l'amore ha più strumenti, no? Quindi è più veloce, si può stare di più in contatto anche quando si è lontani, quindi vedevo ieri sera un film dove c'era il marinaio nel Settecento che partiva e la moglie e intanto nasceva un figlio, lui non sapeva se era un maschio o una femmina, quindi insomma oggi lo sapremo. L'amore digitale insomma unisce, il digitale contribuisce ad unire ancora di più. Allora sentiamo questa canzone dall'album Sputnik su Radio Bruno, Luca Carboni, Amore Digitale. Amore Digitale, Luca Carboni su Radio Bruno e a Radio Bruno. Non è un caso, dici, se le penne a sfera ormai non si usano più. Allora cosa si usa per scrivere le canzoni adesso? E come nell'amore si usa tanti elementi tecnologici. Io per esempio uso tanto il telefonino che mi permette di registrare non solo un pensiero al volo anche in qualunque situazione mi trovi, ma anche una melodia, un'idea, perché insomma puoi registrare tutto ormai, addirittura ci sono delle app dove puoi anche suonare, quindi è veramente molto la tecnologia ci dà anche tante opportunità. Ne è passato di tempo dai momenti dei block notes sempre, certo, in tasca, certo, come qualcuno ti suggerì tanto tempo fa. Sì, torniamo sempre a Lucio, mi suggerì appunto di scrivere, di annotare sempre le cose, le idee, anche di sforzarsi di tirarle fuori quotidianamente anche quando non c'erano, quindi. A Luca Carboni piace scrivere canzoni, piace anche disegnare, sì. Perché adesso rifacciamo vedere davanti alle telecamere, insomma, l'album di Luca Carboni, Sputnik. Allora, questi disegni li hai fatti tu, giusto? Sono opera tua? Sì, sono opera mia, ispirandomi però delle cose esistenti, le icone russe di propaganda degli anni 50 e 60, appunto, che celebravano le grandi gesta dei cosmonauti, come li chiamavano i sovietici, a differenza di astronauti degli americani. E mi sono divertito con i pennarelli a prendere un po' di queste immagini e a utilizzarle a modo mio, mettendomi addirittura degli autoritratti molto minimali al posto di Yuri Gagarin, ci sei tu qui, eh? Di vari personaggi. E poi c'è il dinosauro, c'è la Chevrolet che è un mito, un classico degli Stati Uniti, insomma. Esatto, lì c'è un po' il contrasto. 57, macchina americana del 57, esatto. Sputnik russo del 57. C'è lo Sputnik. Beh, mi piace moltissimo perché c'è la Luna, dove Luca ha disegnato la bandiera italiana sulla Luna. Eh sì. E la cosa che mi piace moltissimo, hai messo le sedie a sdraio. Eh sì, la nostra conquista da amanti del mare. Oh, Yuri Gagarin disse, visto che l'abbiamo citato, da quassù il mondo è bellissimo. Tu che mondo vedi? Cosa ti colpisce di più in questo mondo? Ma io credo che il mondo, come appunto canto nella canzone che si intitola Sputnik, che chiude l'album, certo il mondo ha tanti aspetti che dobbiamo cambiare, che dobbiamo migliorare, tante ferite, però fino a che possiamo esplorare, possiamo migliorare, c'è chi è migliore di noi, che ci può dare uno stimolo, fino a che crediamo in qualcosa, fino a che abbiamo utopie, illusioni, insomma il mondo è sempre meraviglioso e vale la pena vivere, cercare la felicità anche qui in terra.
un album di 9 canzoni come era una volta gli album, poi sono arrivati i CD, dovevi riempirli, mettere un sacco di roba, e invece adesso qui ci sono 9 canzoni, sono tutte davvero molto interessanti. Ce n'è un'altra che oggi per questione di tempo non riusciamo a sentire, che è L'Alba, che è scritta da Gazzelle, che racconta di un padre che guarda un figlio che cresce, che a un certo punto si... Sì, questo è un brano a cui tengo molto, c'è questa musica con influenza quasi un po' brit, scritta appunto da Gazzelle, questo testo in cui io racconto un po' il rapporto con un figlio grande, quindi la sua alba e il nostro tramonto, insomma, il fatto di vivere parallelamente due epoche diverse pur negli stessi giorni. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco torniamo con un grande successo del passato di Luca Carboni che ci hanno suggerito i nostri ascoltatori, che è Mare Mare, e poi chiuderemo con un altro singolo tratto da Sputnik. A tra poco qui su Radio Bruno. Mare Mare, Luca Carboni qui con noi a Radio Bruno oggi pomeriggio, e questo ci fa un immenso piacere. Siamo tornati indietro all'inizio degli anni 90, una delle 10 canzoni italiane più conosciute all'estero, e qualche vero, anno fa, eh sì, l'altro giorno mi hanno... poco tempo fa c'era gente in Cina, mi ha fatto sentire che in radio andava a Mare Mare. Grande, qualche anno fa, e l'hai rifatto anche in Fisico e Politico insieme a Cesare Cremonini. Esatto, sì. È da lì che è partita un po' la tua nuova fase artistica. Sì, l'album, diciamo che Fisico e Politico, che aveva questi inediti fatti insieme a Fabri, insomma, una canzone mia che però abbiamo smontato e rifatto con dentro questa parte rap, che doveva essere poi il primo brano dell'album, che poi invece ho posticipato a dopo, è diventato Pop-Up, quello precedente a questo, e c'era già l'idea di fare un disco molto elettronico così. Poi questo invece Sputnik è ancora un passo sopra, perché non ha strumenti veri, nemmeno le chitarre, nemmeno il pianoforte. Il mare è sempre stato nel cuore di Luca, di tanti anche, devo dire, non solo di Luca Carboni, ma siccome il mare a Bologna non c'è, tu lo andrai a trovare, immagino, durante l'estate, dalle palze dell'Isola d'Elba, che è diventata ormai quasi la tua seconda un casa. Un po', no? sì, la mia isola, gli ho anche dedicato una canzone. Che non saranno del tutto vacanze, perché sarà il momento forse anche per pensare un po' a quello che verrà dopo l'estate, perché c'è un tour che ti aspetta. Sì, no? Infatti preparerò un po' tutto il lavoro, anche perché ci sarà tanto lavoro anche visivo oltre che musicale, la scaletta, tutto, insomma, per poi cominciare a settembre le prove del tour, che partirà il 12 ottobre dal Vox di Nonantola. Giorno del tuo compleanno. Esatto, festeggiamo sul palco, è stata voluta questa cosa. Sì, pensavo alla grande festa e quindi mi sono regalato l'idea di condividere una festa sul palco tutte le sere dal giorno del mio compleanno. Ci saranno un po' le immagini della copertina del disco, riprenderai un po' con le scenografie? Mi piacerebbe fare un tour un po' spaziale e giocare ironicamente anche con appunto le cose ispirate da questo mondo, questo immaginario che ho disegnato. Diamo qualche data al volo ai nostri ascoltatori. Allora, il 12 l'abbiamo detto di ottobre al Nonantola, al Vox. Il 13 ad esempio sarà a Cesena, al Vidia. Il 16 sarà a Bologna, all'Estrago, nella tua città. Quindi certo, doppiamente grande festa. Poi segnaliamo anche il 22 ottobre sarà a Firenze, all'Hobby Hall. 3 novembre a Brescia, al Gran Teatro Morato. Il 4 novembre a Parma. E ce ne sono tante altre, ve ne abbiamo date soltanto alcune. Però intanto fino a fine mese continua il tuo tour in store. Stai incontrando tanti fan in queste oggi, settimane. Anche oggi. Fra un po' partiamo per Brescia, saremo al Mondadori Megastore, dentro al Frecciarossa, esatto, è un centro. Sì, in Galitalia. Esatto. E poi ricordiamo anche quello di fine mese, 30 giugno, ai Petali di Reggio Emilia. Tanti fan che ti aspettano. Tra l'altro c'è un bel DJ set, c'è una bella situazione, diventa proprio una grande festa un in-store di Luca Carboni. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo fatto questo esperimento, insieme a Gino Lattino, rilegge 34 anni di musica in chiave remix. È molto bello, è veramente, diventa una festa anche il momento del firma copie, come bello. Un'occasione per incontrare Luca, per ascoltare naturalmente anche il suo nuovo album Sputnik, è uscito venerdì scorso. Noi ci lasciamo, lo lasciamo andare in quel di Brescia, ci lasciamo con un'altra delle canzoni che fanno parte di questo album, che si intitola Due, e grazie Luca per essere stato qui a Radio Bruno. Ti buon aspettiamo ai nostri spettacoli estivi, vienici a trovare, mi raccomando. Buon'estate. Ciao. Ciao.